Quando ci si gioca qualcosa, può succedere di tutto. Puoi vincere, puoi perdere, dentro o fuori. Soprattutto in uno sport come il motociclismo, gli errori sono dietro l'angolo. Basta sbagliare di qualche centimetro la traiettoria, prendere un po' di sporco, avere la gomma un po' più fredda e vedi gli sforzi di un'intera stagione andare in fumo. Tutte le vittorie, tutti i successi, tutte le volte in cui hai creduto di potercela fare. Tutto all'aria a causa di una caduta. Questo è quando una caduta può costarti un campionato. Beh, di esempi ce ne sono sicuramente a bizzeffe, non solo in MotoGP, ma anche in Moto2, Moto3 o in qualsiasi altro campionato di moto, anche amatoriale, in cui ci si gioca qualcosa. Nell'ambito motociclistico negli ultimi anni abbiamo assistito a veramente tanti episodi, ma quello più eclatante di tutti è sicuramente Valencia 2006, il sogno di Niki. Rossi arrivò nel 2006 a Valencia in vantaggio su Hayden di 8 punti. Venivano dalla gara in Portogallo, Estoril, che per Niki Hayden aveva affrontato un conto salatissimo, ma ne parleremo più avanti. Era il primo mondiale dell'era Rossi in cui Centauro di Tavuglia non aveva dimostrato di avere una netta superiorità rispetto agli avversari, cosa che invece aveva dimostrato di avere negli anni precedenti. Infatti dopo la gara americana a Laguna Seca, più o meno a metà campionato, il suo distacco dall'americano Niki Hayden era di ben 51 punti. Praticamente finita. Poi però il dottore iniziò una insperata rimonta. Vittoria a Sepang, podio a Brno, Moteghi e Phillip Island proprio davanti ad Hayden. Si arriva quindi in Portogallo. Hayden in questa gara ha la possibilità di chiudere definitivamente il campionato. Infatti anche se non lo dovesse vincere matematicamente in questa gara, avrebbe così tanti punti di vantaggio su Valentino che lo farebbe star tranquillo nell'ultima gara a Valencia. Valentino quindi deve fare solo una cosa: vincere e sperare che Hayden dietro perda più punti possibili. E lo fa. Infatti in qualifica di fila 2 decimi al compagno di squadra Edwards, fa la pole position con Hayden che si accontenta solo della terza piazza, che è comunque una prima fila, quindi sono tutti e due lì. Il giorno dopo la gara parte e Valentino Rossi parte come una fionda. Tra le Yamaha si infila il giovanissimo Dani Pedrosa, mentre Hayden per ora rimane buono in quarta posizione, salvo poi prendersi la terza con un sorpasso all'esterno in curva 1 su Colin Edwards e mettersi alla caccia del compagno di squadra e di Valentino Rossi. Quattro battagliano per qualche giro e sembra che nessuno riesca a tenere il loro passo, sembra che nessuno ne abbia per buttarsi nella mischia, perché Elias in quinta posizione sembra non averne. Le Yamaha sono davanti e le Honda inseguono. Hayden passa Pedrosa e si mette a caccia delle giallissime di Iwata, ma Dani non ci sta e alla prima occasione disponibile un disastro per il campionato di Niki. Un disastro. Adesso Valentino è primo in solitaria, ha preso qualche metro sul compagno e gli comunicano dal muretto box che Hayden è andato fuori. E adesso il campionato prende tutta un'altra piega, tanto che la faccia di Hayden dice tutto. Quando una caduta può costarti un campionato, eh? Intanto però dietro Elias, che con la dipartita delle Honda è scalato in terza posizione, passa Edwards e si mette a caccia della giallissima di Rossi davanti. Tempo qualche giro e gli è subito arrivato dietro gli scarichi. Il primo attacco arriva a 7 giri dalla fine. Dopo qualche giro Rossi risponde e lì capiamo che è battaglia. Dopo un po' Edwards si fa passare pure da Kenny Roberts, che gli raggiunge e fa diventare una cosa a 3 per la vittoria. Ma alla fine sarà Tony Elias con la sua Honda satellite a vincere per 2 millesimi davanti a Valentino Rossi. Valentino Rossi che quindi con la seconda posizione vede scalare il suo vantaggio da Niki Hayden da 13 a 8 punti. Allora mi voglio soffermare un attimo su un particolare, ok? Quella gara si è corsa 15 anni fa. Tony Elias partiva 8° e alla fine ha vinto. Vorrei farvi pensare al fatto che nella MotoGP di oggi questa cosa non sarebbe accaduta né in cielo né in terra, perché in questi anni la MotoGP è cambiata moltissimo. Oggi per vincere devi partire nelle prime
5-6 caselle, altrimenti più avanti del podio non vai, e spesso non basta nemmeno. Oggi si è molto più gestionali dal punto di vista della gomma. Un lavoro come ha fatto Valentino Rossi a Estoril, che parte fortissimo, prende 2 secondi, poi lo recuperano e comunque riesce a star lì a giocarsi la vittoria e perdere la gara solo per 2 millesimi. Oggi se prendi 2 secondi e poi dopo la metà gara ti recuperano, vuol dire che te hai finito la gomma e non hai più il passo per stare con quello che ti ha raggiunto, e la vittoria non te la giochi, quello ti va via. Oggi spesso le gare MotoGP la vincano chi azzecca la strategia, e infatti abbiamo visto negli ultimi anni tantissimi vincitori all'interno di una stagione. Prima invece era diverso, chi più ne ha più ne mette, non c'erano gomme, guardiamo la temperatura dell'asfalto perché se non supera tot gradi allora la hard non va più bene, la soft non va più bene se è troppo caldo, e Michelin e le gomme e cazzi e mazzi, non c'era niente. Era una MotoGP diversissima. Oggi con una moto medio scarsa e soprattutto vecchia non fai niente. Te lo hanno dimostrato Morbidelli e Dovizioso con la Petronas. A Estoril Tony Elias con una Honda non ufficiale, quindi satellite non aggiornata, ha battuto Valentino Rossi con la Yamaha ufficiale recuperandogli 2 secondi partendo ottavo. È una cosa che non sta né in cielo né in terra nella MotoGP di oggi. Ok, fatta questa piccola parentesi, torniamo a parlare del 2006. A Valencia si arrivava con un Valentino Rossi sempre più moralmente vincitore. Solo 8 punti li distanziavano da Hayden, che aveva completamente perso tutto il distacco che aveva accumulato sul dottore prima del Portogallo. Un dottore che da meno 51 è arrivato a più 8 e adesso si appresta a mettere l'ultimo tassello mancante per il suo 8° titolo mondiale. Tutti questi valori si confermano in qualifica. Infatti è Valentino Rossi che otterrà la pole position, mentre Hayden sarà solamente quinto in seconda fila a 3 decimi dal rivale. La storia ormai è scritta, sarà Valentino Rossi il vincitore del mondiale 2006. La gara ormai è solo una formalità. Quello che dovrebbe fare Hayden sarebbe recuperargli 8 punti, dovrebbe vincere e Valentino Rossi arrivare indietro. Ma è impossibile, Valentino Rossi ha una consapevolezza, una forza, una conoscenza dei suoi valori che è incredibile, non lo batti, è impossibile. Valentino Rossi vincerà il mondiale, tutti ne sono sicuri. Dentro il paddock ormai si sa chi sarà incoronato a fine gara. La gara parte. Partono molto bene le Honda, mentre Valentino Rossi, un po' più guardingo e sulla difensiva, tiene la 6ª posizione. Ma va bene così, se dovesse finire così, verrà comunque incoronato campione a fine gara. Si entra nel 5° giro, un giro qualsiasi, e... Bayliss, 33,5 per Valentino Rossi. Bayliss, Hayden, Melandri, Pedrosa, Capirossi 5º, Stoner 6º, Rossi 7º. No! Prenderla su, mannaggia! Su! Attenzione! Clamoroso! Rossi nella ghiaia! Bisogna augurarsi che la moto sia dritta! In bocca al lupo se si riesce di ripartire! Gli è partita prima davanti, e poi è scivolata anche dietro! Pari! Da che sembrava finita per Hayden a causa di una caduta a Estoril, è finita per Valentino Rossi. Lì, in quella curva, Valentino Rossi perse il mondiale 2006. All'ultima gara, in totale controllo, con un avversario che può solo arrancare, la lancia nella ghiaia. Quando si dice che è una caduta, può costarti un campionato.